Allora Pippo, tanti tifosi stasera. Sì, bello, sì. No? È stato bello perché comunque sono stati insieme a loro e ci hanno dimostrato ancora una volta il loro calore. Allora, alla fine dovevi fare un'esultanza, ma non sai come esultare perché gol ne fai poco. 4 anni che non faccio gol. Speriamo Vabbè, oh, prima o poi c'è sempre il primo gol di questa stagione, lo aspettiamo sicuramente. Passiamo a Gila. Allora, hai avuto qualche problemino fisico in queste 2 settimane, però ora dovresti essere a posto, no? Sì, ho avuto una settimana fa un piccolo risentimento muscolare, ma adesso mi sto allenando regolarmente con i ragazzi, con i miei compagni, sto bene, sono pronto e ho voglia di far bene, di mostrare come tutta la squadra e sicuramente arriviamo da un risultato, no? dall'amarezza del risultato di Cremona, però venerdì sera ci vogliamo rifare subito una partita importante per la classifica, per noi e per riuscire a fare da qui alla sosta più punti possibile. Quella rovesciata alla fine, che poi c'è stato il tiro di Maggiore, insomma è stata un'azione concitata, ma il pareggio l'avremmo meritato. Sì, assolutamente, per come è stata la partita il pareggio era il risultato più giusto, ma che ambo le squadre hanno avuto occasioni, è stata una partita alla par. Peccato, però ormai quello è passato, dobbiamo pensare a venerdì, ci stiamo già preparando, manca poco fortunatamente, quindi tra 2 giorni si gioca già. Grazie Gila, passiamo a Najib. Anche per te qualche minuto nell'ultima partita, purtroppo questa volta la buona salte del gol appena entrata non c'è stata, però insomma poteva lo stesso pareggiare la squadra. Sì, secondo me, come ho detto i miei compagni, il pareggio ci stava perché meritavamo di fare almeno un punto e poi ci è andata male, alla fine abbiamo preso gol nell'ultimo minuti, però come l'ha detto Gillo prima, fortunatamente giochiamo di venerdì, quindi tra 2 giorni e di più a casa, quindi dobbiamo vincere la partita per risalire. Al picco ci si fa sempre rispettare. Sì, al picco, poi avremo come sempre l'aiuto dei nostri tifosi, dodicesimo uomo, e quindi è una cosa molto importante per noi, e che quando siamo in campo si fa sentire. Grazie Najib, passiamo al portierone. È un po' anche destino prendere gol incredibili, no? A Brescia ti ha fatto gol Caracciolo con un colpo di testa imprendibile. Paolini ha fatto un'altra prodezza, insomma, tiri normali no vabbè, noi l'importante è che stiamo crescendo, credo che le prestazioni stiano migliorando di volta in volta, stiamo crescendo sotto tutti gli aspetti, sull'aggressività, l'approccio alla gara che è fondamentale, purtroppo non è arrivata la vittoria o i punti che probabilmente meritavamo già sabato con la Cremonese. Cerchiamo di rifarci subito venerdì, che è un'altra partita importante. È comunque difficile fare gol allo Spezia, speriamo che continui così la storia, cioè che ti debbano solo fare super gol e magari in casa col Foggia si possa tornare alla vittoria. No, quello è merito soprattutto dei miei compagni che fanno fase difensiva benissimo, applicazione da parte di tutti e niente, secondo me questo Spezia ha raccolto molto meno di quello che sta dimostrando sul campo. Ripeto, speriamo già venerdì di raccogliere punti perché secondo me lo meritiamo e per noi, per il lavoro che stiamo facendo e per i tifosi. Grazie. Grazie.